But that's what we do. Buongiorno Ciccina, ma hai già detto che non ti ho fatto dormire perché ho russato? Ti confessi così? Io sono una persona sincera, c'era riscaldamento un grado più alto del normale e magari mi si è un po' tappato il naso, But that's what we do. Strade statali rumorosissime qua nella provincia piemontese. Però oggi si cambia provincia e magari le strade sono migliori. Lasciamo la provincia di Cuneo, come se dicessimo lasciamo il Colorado per entrare in un altro stato degli Stati Uniti. Lasciamo la provincia di Cuneo, giro il coltello nella piaga, Quindi lasciamo Cuneo e le sue langhe per dirigerci verso una nuova provincia, sempre piemontese, né? Dove vuole che la porti, signora, il suo ambrogio? Ah, mi sono dimenticato Ferrero Rocher. Siamo nella patria proprio. Oggi andiamo verso Asti. Andiamo verso Asti. Tempo grigerrimo. But that's what we do. Le previsioni dicono che dovrebbe leggermente migliorare nel trascorso della giornata, però per il momento è monocolore. Si vedono proprio i colori autunnali, cioè il grigio col foliage giallognolo, eccetera. Vabbè, insomma, eccetera. Primo inverno in Italia, adesso per questi un paio di mesi che siamo qua, ci dovremo altro che abituare. Direttamente dal parcheggio in pieno centro di Asti, parcheggio Piazza del Campo del Palio. Ovviamente fuori stagione da Palio, che è in settembre, ma siamo a quasi metà novembre. Pagato il parcheggio 3,80 euro fino alle 17. Sei buona, chi ci sta in giro fino alle 17 che fa un freddo? Vabbè, ma magari possiamo star qua a fare una pennica prima di ripartire. Probabilmente, quindi andiamo ad esporre il biglietto per l'occasione. Sono altri 2 o 3 camperozzi e adesso vediamo la strada più breve per arrivare in trattoria. Per vedere il centro di Asti, ma per una puntata di camperisti in trattoria. Mi sa che ho trovato il posto giusto per mangiare oggi. Come lo vedi? Anche a me. Poi se stai brava, dopo mangiato per digerire ti porto a fare un giro sulla ruota panoramica. Sì, come no. Perché oltretutto c'è la temperatura giusta per fare un giro sulla ruota panoramica. Dove siamo? Siamo ad Asti, qui alle tue spalle il Parco della Resistenza. Oggi al ristorante del Palio, qua ad Asti, c'è un bellissimo menù da 10 euro. Quindi 10 euro uno può scegliere un primo fra una selezione di 3 primi, un secondo fra una selezione di 3 secondi, un contorno
dolce, acqua e coperto inclusi per 10 euro. Che faccio? Me ne privo? No, vabbè, io sono sconvolta. Ecco, amici, sono queste sì le cose che ci dovete segnalare. Menù tipo lavoratori, assolutamente economicissimo. Abbiamo anche fatto l'investimento. Ma sì, cioè, 5 euro in più, abbiamo preso anche mezzo litro di vino. Mezzo litro, perché poi dobbiamo stare al parcheggio a fare la pennica. Il posto promette benissimo, ve lo dico. È arrivato anche il vinello e adesso diamo inizio alle danze. Sì, perché poi sappiate che è già allo studio una specie di guida Michelin, praticamente, che faremo noi, che si chiamerà Guida Cingon Trattorie Italiane, e daremo le stelle. Una stella Cingon, due stelle Cingon, tre stelle Cingon. Dai, Ne. Siamo asti, Ne. Beviamo. Ah, proprio sì, Dobbiamo dare inizio alle danze, scusate. Erano anni che non vedevo un piatto unico del genere, praticamente da quando lavoravamo nei villaggi che mi facevo le abbuffate ai banchi del self-service al ristorante. Abbiamo le famose conchiglie al ragù, le crespelle ricotte spinaci, le patate al forno, e se voglio nel frattempo, mentre mangio la pasta, posso anche dare due cucchiaiate al bunet qui, che ce l'ho già disponibile, mentre invece adesso Ale vi fa vedere quello che ha lui. Sinceramente non mi aspettavo che arrivasse tutto il piatto unico, però dovevano avere un senso questi 10 euro. E invece io vi presento il mio piatto, mega piatto, con risotto e formaggi, maialino in salsa di tartufo, patate arrosto e anche qua il bunè. Quindi uno può veramente prendere una cucchiaiata di riso, un pezzetto di maialino, un pezzetto di dolce, una patata. Cioè, voglio dire, c'è anche proprio questa fantasia qua da di svariare fra il dolce e il salato, primo, secondo, contorno, eccetera. Prova a mettere sul riso il bunette. Quello che si vede benissimo sono queste. Il maialino al tartufo. Le porzioni sono giuste, generose, sono due belle porzioni. Cioè, 10 euro spesi benissimo. Andiamo all'assaggio del riso. Grazie. Brucissima. Cottura del riso perfetta. Vi segnalo che ci sono anche venuta al ristorante per mangiare pasta. Sapete che io non è che amo tanto la pasta, però abbiamo ordinato piatti diversi, Ale il riso, io la pasta al ragù. Tra l'altro, vi dirò di più, il ragù di agnello, che io non mangio mai agnello perché ha quel sapore un po' forte, un po' particolare, però sono disposta a provare tutto per 10 euro. Cottura della pasta, precisa. Riso bollente. Secondo me la ciotolina, così come presentazione, non li rende giustizia, perché poi il sapore è buonissimo. A parte che è ustionante, come vedete dal fumo. Forse un'altra presentazione sarebbe più appetibile, però vi assicuro che è buonissimo. L'ho assaggiato dietro le quinte. Tra l'altro è arrivato in pochissimo tempo, cioè vuol dire che era una cosa, diciamo, già mediamente precotta, però ha mantenuto la sua cottura perfettamente. L'assaggio delle crespelle, che sicuramente non bruciano più perché sono state qua 10 minuti nel tempo che ho mangiato prima. Buone, belle saporite.
invece io vado all'assaggio del maialino al tartufo nero. Un burro spettacolo, tenerissimo. Mi segnalo che se non la tocchiamo col dolce, l'acqua non l'abbiamo ancora toccata, così come ce l'ha portata è ancora vera la bottiglia, tra l'altro inclusa. Adesso ci siamo cambiati il piatto, io assaggio il maialino al tartufo e Ale assaggia le tre spelle. Sentiamo i commenti. Buona, crespella validissima, bella morbidosa, bella spugnosa. Una crespella, insomma. Precisa, una crespella precisa. Io assaggio il maialino, anche se non sono un amante del maiale, però del tartufo sì, tartufo un parolone, però un leggero profumo di tartufo ce l'ha, quindi già con quello. Se vogliamo trovarci un difetto in tutto ciò è semplicemente che arrivando così tutte insieme in un piatto unico tipo mensa si raffredda tutto, quindi arrivi a fine pasto che è tutto un po' freddo, ma per il resto assolutamente consigliato. Siamo arrivati all'ultima portata, quindi il dessert, il dolce, ovviamente incluso, famosissimo dolce piemontese, il Bunet, dolce a base di uova, cioccolato e amaretti, normalmente dovrebbe essere così la ricetta del Bunet. Tanto lo sapete che per il giudizio, una recensione esatta di un dolce al cioccolato, dovete sentire il DG, specialista di cioccolati. Buono. Io non so come sono gli altri Bunette perché non li abbiamo ancora mangiati. Però è un budino più consistente. Valido. Normale. Senza infamia, senza lode. Si sentono gli amaretti, si sente più un po' più pesante di un budino normale. Tipico piemontese. No sleep, all things run dry, I'm empty. Vi faccio notare fuori dal Dehors praticamente la coda di gente che si è formata all'una e mezzo per aspettare il turno e mangiare praticamente qua a questa osteria del Palio. Ti manca il caffè? Ma sai che non mi ricordavo che c'era anche il caffè incluso nel menù? Ah, visto che tu non lo prendi, devo prenderne due io, facevo un doblette di caffè. Sicuramente non lo è come l'altro ieri, quando mi hai chiesto qual è la porzione, la portata che ti è piaciuta di più del ristorante La Salinera, ho detto il caffè. No, oggi tutto buono. Ma è accatramato sto caffè. Buono ma forte. Ho lasciato il DG che è andato a pagare dentro, eravamo seduti qui, siamo usciti dal patio riscaldato perché adesso che è uscito il sole per di più c'era la stufa che ha appena inquadrato che stava mandando 1000 gradi attraverso questi condotti qui sopra, si moriva dal caldo, quindi siamo usciti, Ale è andata a pagare e adesso quando viene vi facciamo una recensione su questo posto topissimo. Commento finale sul pranzo all'Osteria del Palio. Allora, 25 euro totale, quindi sì, era vero effettivamente il piatto menù unico che abbiamo preso era da 10 euro. Di extra abbiamo preso soltanto il mezzo litro di vino bianco. Alla fine della fiera, come vi avevo già detto, l'unico dettaglio è che servendo un menù con un piatto unico così e le varie portate, arrivi alla fine che a parte il bonetto che va servito freddo, il resto si è un pochino raffreddato. Buongiorno, salve. Salve.
se venite ad Asti e volete proprio mangiare una cosa dalla porta veloce e via, che praticamente non ci mangiate quasi nemmeno un McDonald's con questi soldi. Il paragone è quello, pensate quanto spendete per mangiare un panino, che ormai i panini arrivano anche a più di 10 euro, quindi assolutamente consigliatissimo. Senza problemi. C'erano anche altri camperisti, li ho visti io dentro. Ah sì, eh? Adesso ci andiamo a fare un giro per il centro di Asti, sebbene sappiamo che nell'ora di pausa sono tutti chiusi, e quindi vedremo giusto qualcosa del centro storico e via. Ciao, dopo. Attenzione che in Piazza Vittorio Alfieri a Asti c'è già l'albero di Natale, Dai, sì. Non hanno neanche aspettato l'8 dicembre, no, no, dai, giocano d'anticipo di brutto, Tutto Alfieri in questa città. Mi sa che qui a Asti, quando accendono i caloriferi, i termosifoni, praticamente fanno anche già l'albero di Natale. Sì, cioè vuol dire che li hanno accesi a ottobre. Corso Vittorio Alfieri alle 2 del pomeriggio, pieno centro ad Asti, che pensavamo fosse deserto perché comunque i negozi sono chiusi, però c'è un botto di gente, la maggior parte sono studenti. Esatto, sono tutti figli. Usciti dalle scuole adesso, bordello pazzesco infatti. Meno male che si è fatta una bella giornata, così possiamo fare due passi sotto questi, con questi 10 gradi. Esatto, più che altro quello. Feel like 5, perché c'è un'umidità pazzesca, sembra molto più freddo. No. Sì. E poi alla fine noi siamo gente del Caribe, quindi avvertiamo più freddo di quello che è realmente. Te la ricordi quella? Che ben se vive nel Caribe. Però che ben se vive nel Caribe. Era il nostro motto, vabbè. Scordiamoci il passato. Never say never again. I love you. Lo sai che il DG, eh? Arrivati anche in Piazza Roma, qui ad Asti. Tra l'altro gli stavo chiedendo ad Ale quanti abitanti fa Asti, perché vedevo in giro un bel, come si dice da noi, un bel remescio, quindi un bel movimento di gente. In effetti comunque fa 73.000 abitanti, che non sono pochi. Piazza Roma. E qui in Piazza Roma ad Asti scopro una cosa che da quando siamo rientrati in Italia non avevo mai visto, quindi una raccolta differenziata, ma proprio nei minimi dettagli, perché c'è questo pannello qui in piazza che dice innanzitutto la mia città si differenzia, ovviamente, perché per la prima volta vedo che Città di Asti raccoglie separatamente cartucce stampanti, piccoli elettrodomestici come telefoni, console di videogiochi, telecomandi, cose del genere, pile esauste ovviamente, lampadine, biro e pennarelli, tappi di sughero e occhiali. Dio, questa non la devo guardare, perché se fosse per me sarebbe già tutto pieno con tutti gli occhiali da vista e da sole che ho e che non sto più usando. Ci riempirei tutta questa raccolta. Siamo arrivati anche in Piazza Medici, leggevo il cartello della via. Bella, molto rivelazione bella questa cittadina. Asti è una città veramente di quelle, capoluogo di provincia piemontese, ma proprio fine. Cioè, fine. Non è tagliata grossa. No, fine. Quindi Piazza Medici, cosa c'è in Piazza Medici? Questa torre che abbiamo qui alle nostre spalle. Che si chiama? Troiana. È la torre troiana, anche conosciuta come Torre dell'Orologio, uno degli emblemi della città di Asti. Alta ben 44 metri, ha una pianta quadrata di 5 metri. Bravo, ti do 6 più. Solo? Solo. Ok. Perché hai copiato. Dove? Da chi? Da Wikipedia.
ti volevo dire che c'ho un mio nuovo amico. Lo sai come si chiama? Si chiama Lillo. Non ci credo. E Lillo mi ha regalato due caldarroste, una per me e una per te, Ciccina. È anche calda. Ci ha sbucciata. Te l'ho sbucciata io. Buono. Questi sì che ci sanno fare con i turisti. Com'era la caldarrosta di Lillo? Bella dolce. Tieni, vai. Buona. Buongiorno dalla prova speciale del Passo Penice. Abbiamo cambiato un po' il paesaggio. Cioè, dalle collinette, dalle Langhe a 1470 del Passo Penice. È Appennino. Appenninissimo. Incrocio tra diverse regioni, i Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. Quindi siamo, diciamo, sulla zona dei Three Corners invece dei Four Corners, come eravamo fra Colorado, New Mexico, Utah e Arizona. Ci dobbiamo ancora abituare alle strade italiane comunque. No, bellissimo, cioè stupendo paesaggio, veramente una bomba. Dove stiamo andando, Ginetta? Stiamo andando a una reunion. Sì, una reunion con gli amministratori. Delegati. Esatto. Per fare consiglio di amministrazione. Quindi, oggi consiglio d'amministrazione con tutti gli amministratori. Adesso ci abbiamo la nuova amministratrice, ci abbiamo. I nostri amici hanno scelto per questa reunion località Bobbio. Adesso abbiamo scollinato, abbiamo fatto il passo, siamo in discesa, stiamo quasi arrivando, ovviamente noi ultimi ad arrivare. Mi dà sempre la colpa a me il DG, ma prima o poi mi vendicherò. Comunque non so se sentite anche voi sta puzza di freni per come è venuto giù a manetta. Sicuramente in video si sente benissimo, si sente. Perché il fumo non esce. Ciao, ben arrivati, ma c'è il caldo. Guarda che belle sciore. Sì, c'è i sciocalori. C'è il calore, che bello. Prova a scendere, Ari. Eccoci. Non ti vedo neanche ingrassato. Sentite il nostro puzzo di freni? No. Arrivati qui in località Bobbio, provincia di Piacenza. Ci siamo stranamente parcheggiate all'interno di un'area camper, cosa che non facciamo mai. Ma per poter stare tranquillamente in compagnia dei nostri amici, visitare il borgo e passare qui anche la notte, abbiamo optato per la sistemazione migliore, quindi all'interno dell'area camper, che costa soltanto 10 euro per ogni 24 ore. Adesso siamo sul famosissimo Ponte Gobbo o Ponte del Diavolo. Spesso e volentieri questi ponti così arcati con la gobba in pietra vengono nominati Ponti del Diavolo. Siamo esattamente sotto il paese di Bobbio, di fronte al paese di Bobbio, che è stato dichiarato paese borgo più bello d'Italia nel 2019. Ora ti dico una cosa che te sicuramente non la sai. Dimmi, dimmi. La vuoi sapere? Te la dico? Dimmela, dimmela. Lo sai che questo è il famoso Ponte Gobbo che narra la leggenda si è raffigurato sullo sfondo della Gioconda? Davvero? Come lo vedi? Quante ne so? Ragazzi, e ne sa veramente tante quest'uomo. Ne saprei ancora di più se tu me le dicessi come mai detto questa. Stiamo
stiamo aprendo le danze e siamo tutti intenti ai preparativi per il grande pranzo qui nell'area sosta. Noi abbiamo un solo piccolo problema nel gavone del van, che le seggioline ce le abbiamo dentro il gavone interno, quindi ogni qualvolta ne abbiamo bisogno Ale deve tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro per accedere al gavone interno con le seggioline, e questo lo fa spazientire un attimino. Però in un posto del genere cosa fai? Non tiri fuori tavolino e seggioline con una giornata simile? Adesso vado a fare visita ai nostri vicini. Qui abbiamo Glauco, che è l'addetto alla preparazione di sedie e tavoli, che men che non si dica ha già tutto pronto. La Betta sta armeggiando dentro. Di fianco abbiamo Gabriele e Laura, dove Laura addirittura il forno, che ovviamente noi non abbiamo, e sta scaldando la torta di verdure fatta dalla Betta nel suo forno. Mentre invece la Betta, qui proprietaria di un bilocale versione lusso, ha dentro qualsiasi comodità che adesso poi vi faremo vedere. Così è qui il bilocale lusso. Ciao. Abbiamo anche una cucina, cucina da ristorante. Ciao! Cioè, Betta con menù a 4 stelle, vabbè dai, ti lasciamo. Ci proviamo. Ti lasciamo effettuare le tue mansioni di cuoca. Vado! Cioè, ragazzi, forno con la luce. Come nelle migliori cucine. Che profumino! Come nelle migliori cucine. Tac. Cioè, scusa, noi le comodità non sappiamo. Cioè, guardate il frigo. Frigo più grosso di quello di casa nostra. E guardate i fornelli e il lavandino. È tutto troppo bello in un camper. Letto. Mega dinette. Qui mi sa che al DG io li faccio cambiare con un camper. Facciamo cambio con Gabri, gli diamo il van e noi prendiamo Gabri il camper. Così io almeno abbiamo un po' di comodità. Io ci sto. Allora facciamo allora, prima. A questa giornata prima venire. Ma sì, Diciamo che si vada il primo maggio. Diciamo che i Shingon portano il sole. E basta, Laura, ma che si veda che i nostri cingon sono differenti. Sì, noi buon lo facciamo sempre buon'ape adesso. Uno, due, tre. Che ci hanno attaccato dei visi come il morbillo. Ringraziamo la Betta, ringraziamo. E questo piatto di tortellini. Ma era una promessa di un anno e mezzo fa, credo. Ma le promesse. È tipico mangiare dell'area sosta. Scusate. Sì, Betta, cottura il tortellino. Recuperare con questo pranzo 5 stelle il tortellino fatto a mano. Come no, per buonissimo. Lui è già un pelino, è perché sono stati qua sopra 2 minuti. Noi che non proveniamo dalla tortellino valley, diciamo che sono perfetti. Però secondo me così va bene. Sono perfettissimi. Il nodo si addenta, la regola è quella. Mamma mia. Il nodo si addenta. La regola è quella, il nodo si addenta. Devi, cioè, il nodo, che è la parte, la chiusura è la parte più grossa di pasta, deve mordersi bene.